Buongiorno Gobbi. Nuova era perché? Perché per due motivi. Il primo è che appunto c'è il nuovo CDA, il nuovo presidente, e ieri sono state dette diverse cose interessanti. Il secondo perché Agnelli, adesso che non è più presidente della Juve, ha querelato finalmente Zigliani. Partiamo da questo. Iscrivetevi al canale prima, mettete like se apprezzate il contenuto e selezionate la campanella, iscrivetevi e selezionate la campanella. È gratis per voi, per me è importante perché fa aumentare la community e così vi arrivano anche le notifiche ogni volta che faccio un video. Dicevo, strana sta cosa, cioè mai fatto, poi di punto in bianco, finalmente Agnelli querela Zigliani. Zigliani per me è pessimo, lui, Variale e alcuni altri sono pessimi, non si comportano già da giornalisti, per me andrebbero radiati dall'ordine dei giornalisti. Dicono cose non vere, tutto sempre e solo dettato dal loro odio smisurato e personale contro la Juve, e di solito chi si comporta così sono i mediocri. Ne ha dette di tutti i colori e io mi meraviglio che sia arrivata solo adesso una querela, ma meglio tardi che mai. E spero che con questo nuovo corso la Juve, quando le acque si saranno calmate, si metta in moto in questo senso verso diverse persone, non solo Zigliani o compagnia cantante. Ci sono anche dei giornali, ci sono anche diverse altre persone che meritano di dover tirar fuori dei soldi quantomeno per difendersi, per pagare degli avvocati. E quindi questa è la prima cosa interessante. La seconda cosa, appunto, è ieri il nuovo CDA. Ferrero, Scanavino, è stato il saluto di Agnelli e Nedved. E le parole di Ferrero sono state interessanti. Riguardo agli aspetti così extra calcio, ha fatto capire chiaramente una strategia juventina che poi si era già capita, molto diversa dal passato, cioè ci si difenderà con forza, determinazione, senza arroganza, ma pretendendo rispetto. E il comunicato il tweet che ha fatto la Juve l'altra sera dopo Report ne è un esempio, non l'aveva mai fatto in passato. Quindi la Juve che tace e poi parla con i fatti sul campo, lasciando al vento tutto il resto, pare sia finita e io sono contento perché da tifoso ero stanco di vedere una squadra che per portare avanti lo stile Juve o comunque ciò che ritenevano fosse lo stile Juve subiva qualsiasi tipo di attacco senza mai difendersi, senza mai dire nulla. E io sono contento invece che la Juve cominci a sparare delle cartucce. Come ha detto Ferrero, con competenza, determinazione, energia e senza arroganza, ma pretendendo assolutamente rispetto da tutti. Quindi, da questo punto di vista, sono molto contento e credo che il CDA e questo governo tecnico che ha messo in piedi la Juve sia un governo con le palle, sia un governo tecnico con le palle, sia un CDA tosto, competente. E sono curioso. Adesso, domani intanto scopriremo se si riaprirà il caso plusvalenze. E mi sembra il 27 marzo ci sarà l'udienza preliminare invece per l'altra questione, quella degli stipendi e compagnia bella. E quindi finalmente, se comincerà il processo plusvalenze e comunque se comincerà l'altro processo, ci toglieremo la curiosità finalmente di sentire anche la strategia difensiva. Un'altra cosa interessante che è stata detta ieri è riguardo ai giovani, l'ha detta Agnelli, che entro 5 anni il 50% della prima squadra sarà composto dalla next gen, e questo fa coppia con le necessità di essere parsimoniosi nei costi, nelle spese, quindi dimentichiamoci spese folli, un po' come era una volta la Juve di Moggi, Giraudo e Bettega, fatto
facevano le valutazioni su quello che avrebbero potuto fare da un punto di vista economico e se lo potevano fare, lo facevano, se no no, autoalimentandosi con le vendite. Quindi vedremo una Juve del genere, dimentichiamoci di pensare sempre a una Juve che acquista a destra e a manca senza alcun problema e che punterà tanto sui giovani, tanto da renderli il 50% della prima squadra entro 5 anni. Per questo motivo ancora di più torna valido quello che ho detto l'altro giorno, l'allenatore. Ci vuole un allenatore in grado di valorizzare nuovi talenti, giovani o meno giovani, comunque non giocatori fatti e finiti, quindi il contrario di Allegri. Da questo punto di vista, secondo me, indipendentemente dai risultati sportivi che otterrà Allegri, non c'è spazio per lui, cioè secondo me non ha le caratteristiche, anche sulla base della linea tracciata nella conferenza di ieri. Oggi Coppa Italia col Monza dentro fuori, ci sarà un turnover interessante, ma sarà una partita importante perché oggi potrebbe svanire un altro obiettivo. Se andiamo fuori non abbiamo più la possibilità di vincere la Coppa Italia, che per la Juve di adesso è un obiettivo importante perché è un trofeo e vista la scarsità di trofei degli ultimi anni credo che sia interessante andare avanti anche in questa competizione, anzi sia importante andare avanti in questa competizione assolutamente. Già rispetto agli anni passati per me è sempre stato un trofeo importante, nel senso che vincere un trofeo è sempre qualcosa di bello, è sempre qualcosa di cui essere orgogliosi. A Napoli hanno perso con la Cremonese, la snobano, come se avessero bacheche piene di trofei, capito? Loro. Noi abbiamo dei musei pieni di trofei, ma loro che hanno quattro bacheche, quattro mensole forse, neanche, due mensole, loro snobano la Coppa Italia visto che sono usciti, che è una coppetta che non serve a niente. Vabbè, contenti loro. Comunque, ci risentiamo stasera dopo la partita o domani. Ciao Gobbi.